Le organizzazioni sindacali di Frosinone, unitamente ai poliziotti penitenziari del carcere del capoluogo, hanno intrapreso una forte protesta iniziata il 12 giugno scorso, che consiste nell'autoconsegna. Ciò sta a significare che il personale, al termine del proprio turno di servizio, rimane all'interno dell'istituto senza tornare presso la propria abitazione. Autoconsegna che attualmente è eseguita da 100 unità di polizia penitenziaria. I carichi di lavoro, dice il segretario generale aggiunto della CISL Massimo Costantino, sono triplicati a seguito dell'evasione avvenuta nel marzo scorso, con grave disagio per il personale tutto che spesso deve sacrificare giorni di riposo e di congedo per assicurare la sicurezza dell'istituto e garantire quanto previsto dalla legge. Criticità amplificate anche da un assorbimento di personale per garantire in alcuni casi il servizio di piantonamento che seppur spletato egregiamente dalla polizia penitenziaria riguarda anche anche soggetti ricoverati presso le REMS nella provincia di Frosinone. Tale forma di protesta tende a portare a conoscenza all'amministrazione penitenziaria stessa, ma anche all'opinione pubblica, quanto la carenza organica ormai è giunta ai limiti del sopportabile. Questo continuerà finché non si raggiungerà l'obiettivo prefissato, cioè un congruo incremento della forza lavoro, che permetta il ripristino di un'idonea situazione di lavoro nella quale vengano rispettati i canoni minimi previsti nel rispetto dei lavoratori e delle. Persone. La CISL Lazio ha già segnalato le criticità agli organi preposti ed in questi giorni saranno comunicate altre iniziative, unitamente alle altre sigle sindacali. Vi è la necessità, dice Costantini, di adeguare alle esigenze reali le dotazioni organiche del personale di polizia penitenziaria e non certo, come avvenuto, tagliare le piante organiche, come previsto dalla legge Madia.